buonasera a tutti amici telespettatori di Canale 3 Toscana, ben trovati a questa giornata, una giornata di derby fra Colligiana e Siena, una partita che per il Siena può essere già quasi decisiva. 7 Vittorio Donati, 8 Francesco Cicali, numero 9 Alessio Calamassi, numero 10 Tito Marabese, ex Badesse, con il numero 11 Federico Musi. Fermato però molto bene da Andrea Morosi. Boccardi prova a far partire Galligani, attenzione a Galligani, può andare in area di rigore verso la porta. Galligani punta l'avversario, rientra, mette in mezzo, occhio a Granado, il tiro di Granado! Torna il gol Granado! 1-0 per il Siena. Granado servito, completamente dimenticato in area di rigore, grande giocata da parte di Boccardi che ha visto il movimento di Elia Galligani in area di rigore. Galligani sembrava dovesse andare al tiro, ma è stato bravissimo il numero 11 ad alzare la testa e a vedere in area di rigore, completamente dimenticato, Leonardo Semiao Granado. Poi Agostinone ha preferito andare da Galligani che ha regalato la palla ai giocatori della Colligiana. Attenzione adesso a Filippo Boccardi, ingresso in area di rigore, ancora Boccardi prova il tiro, parte adesso sul primo palo lo spiovente, il pallone ritorna tra i piedi di Galligani che punta l'avversario, ancora Galligani entra in area, pensa al tiro, lo prova, palla deviata, rimane lì ancora, rimbalza su Donati, poi incredibile mischia, parte ancora il cross verso Aci che va a colpire, un pallone che sbatte sulla gamba di Chiarugi, ma c'è solo Morosi che rilancia verso Filippo Boccardi, svirgola Mussi, attenzione a Boccardi, rimette il pallone in mezzo ma non c'è nessuno, arriva al tiro e gol! Lorenzo Lollo, il piazzato sul secondo palo, raddoppia la Robur, 2-0, proprio quando siamo arrivati nei minuti finali del primo tempo. Libera di Leonardi, cross in mezzo, qui anticipa poi Donati il tiro. Il quarto minuto sta scadendo, è finita. Il Siena vince nuovamente, vince 2-0 dopo un primo tempo dominato, dopo un primo tempo giocato benissimo. È tornato al gol anche Leonardo Granado, tornato anche al gol Lorenzo Lollo, per lui secondo gol stagionale dopo la rete segnata sul calcio d'angolo contro l'Astrigiana, in casa dell'Astrigiana. 2-0 il Siena, sempre più vicino alla vittoria.